È durato circa un'ora il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Al tavolo delle discussioni il leader della maggioranza, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni, il vice premier Matteo Salvini ed Antonio Tajani e il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi, che si erano incontrati prima della riunione allargata. Dobbiamo andare avanti senza paura perché abbiamo promesso che avremmo lasciato un'Italia migliore di come l'abbiamo trovata, e se questo è l'obiettivo dobbiamo entrare a fondo nei problemi e risolverli con coraggio, ha detto la Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. Nel corso del vertice dei leader di centrodestra è stato rinnovato il patto di coalizione, è stata ribadita l'unità della coalizione e sono determinati a continuare il lavoro avviato per tutta la legislatura, portando a compimento le riforme messe in cantiere ed attuando il programma votato dai cittadini, dice una nota congiunta. I leader, viene spiegato anche, hanno rinnovato il patto di coalizione, garanzia di efficacia e concretezza dell'azione di governo. Il centrodestra conferma il suo appoggio a Kiev, ma si dice contrario ad ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini. Si parla di totale sintonia su tutti i dossier, a partire dalla politica estera.